Il mestiere dello scalpellino, un mestiere antico, legato da una grande tradizione e manualità. Cosa stiamo per fare oggi? Ma sto cercando di ricavare un vaso, magari per mettere fiori, qualche cosa del genere. Che pietra è questa? Questa è una pietra arenaria. Sono le pietre un più po' semplici. Un po' dolce per lavorarla. Guardate il museo creato dal signor Pippo Franchino. Guardate, tantissime opere qui in questo laboratorio a Galati Martino. Tutte, questa l'ha costruita lui, tutta in legno. Da quanti anni fa questa attività? Questa attività la faccio anche da giovane, ma allora si lavorava, si deve mangiare, la famiglia non si poteva fare tante cose. Adesso che nella vecchiaia che sono in pensione... Quanti anni ha? Possiamo saperlo? Eh sì, 80 anni. A giugno l'ho fatto. Quindi realizza queste opere, è una passione adesso? È una passione, sì. Giorno... Non mi annoio, se io trovo sempre qualcosa, ogni mattina trovo sempre qualcosa da fare. Se trovo una pietra, subito la prendo e la porto a casa. Anche che bisticcio con mia moglie, che fa? Cosa deve fare con queste pietre? Io la porto uguale a casa e dopo qualcosa ricavo. Ci vuole tanta pazienza e forza. Pazienza e passione. La passione, se non c'è la passione, il lavoro non si fa. Perché si stanca. Ma io mi passo il tempo, non mi annoio. Lavoro tranquillo e mi passo il tempo, diciamo così. Facciamo una cosa adesso, visto che siamo in diretta. Poc'anzi lei mi ha fatto vedere un po' questo museo. Ci alziamo dalla sedia, fermiamo un attimo questa attività e facciamo vedere un minuto nuovamente quello che abbiamo qui. Sì. In diretta per tutti gli amici di Bella Sicilia, iniziando da queste opere. Ne vuole? Parliamo di una, ne attenzioniamone alcune, mentre in diretta salutiamo tutti coloro che si stanno collegando qui a Galati Mamertino, si avvicini lì con il signor Pippo Franchina. Quindi mi diceva, questa è una degli oggetti più antichi, questo. Oggetti antichi. Questo, quindi, a cosa serviva? Serviva carbone, si metteva il carbone, era un braciere, forse prima del rame. Quindi in terracotta. Questo? Questo è un coperchio per pentole. Porta una data, non lo so se è sicuro o meno, è quello, io l'ho trovato. Cosa c'è scritto? 1247. Un oggetto straordinario. Un oggetto straordinario. E poi guardate là, per chiudere il forno, quindi mi diceva? Sì. Sempre in terracotta, il materiale utilizzato in passato, guardate. Lasciate i commenti, scriveteci cosa ne pensate e poi vediamo qua questo...
grande pettine. A cosa serviva? Lo chiamavano quindi? Cardo. Cardo, quindi. No, non lo so. E poi continuiamo, continuiamo, avviciniamoci lì. Avvicinati, no. Ti avvicini pure lei, così. Guardate, quindi la pala per... Queste erano le mie attrezzature che facevo il fabbro. Ora ammucchiate. Questo legno antico, questo l'ha scavato pure lei, quindi? No, questo qua l'ho trovato, è proprio antico antico. Qua prendiamolo, gli... prendiamolo, facciamolo vedere. Guardate questi oggetti. Qui gli davano da bere, da mangiare ai maiali. Addirittura, quindi, era... Per dare da mangiare ai maiali. Guardate. Un attimo. Quindi tutto scavato a mano da un unico blocco di legno. Di legno, sì. E poi tanti oggetti della tradizione contadina. Oggetti. Guardate. Il ferro da stiro. Il ferro da stiro di una volta. Di una volta che mettevano il carbone. E poi seghe. Anche l'unità di misura, questa se non erro. Sì, questo. Vediamo, prendiamolo. Quindi. Questo misuravano il grano. Era una misura che circa pesava 8 kg. E poi vediamo il contenitore per mettere. Questo era dove mettevano il braciere di rame. Di più, ma anche quello lì che. Poi vediamo delle scarpe antiche, guardate. Quanto hanno lavorato quanto gli hanno uomini lavorato. Che calzavano. Una volta usavano questi perché per l'economia mettevano questi per non si consumare, diciamo così, il cuore. Cosa mettevano? Cos'erano quindi? Ferro? Tacce di ferro chiamate, tacce. E le calzature avevano una durata superiore. Poi là vediamo ancora più antiche queste erano. Comunque anni 50 le mettevano, forse più antiche, ma... È veramente una bella collezione, una collezione. Una delle cose antica. Pure antiche è questo. Questo lo usavano dove facevano i lenzuoli per raccogliere il lino o la lana. Qua mettevano la matassa, capite? E facevano il gomitolo dopo di là, quando avevano la matassa di lana o di lina. E poi questi contenitori, questi... Oggetti? Questi sono mobilucci che i falegnami facevano anticamente. Questa era la specchiera che di una volta nel bagno si teneva questa con lo specchio piccolino. Guardate lo specchio, i segni del tempo, il vetro levigato da un tempo che scorre, sì. Inesorabile. Ma questo quanto avrà questo mobile? Questa va i suoi 100 anni, 120 pensare... sicuro. Perché io l'ho trovata a casa mia, ce l'aveva mia mamma, ce l'avevano anche prima. Questo era l'attaccapanni. L'attaccapanni di una volta, quindi con legno e ferro. Oggetti semplici che lei custodisce generosamente in questo museo. Ma ci dica una cosa, questo museo è possibile visitarlo? Questi oggetti, la gente che, gli amici, niente. Cosa ne dicono? No, mi fanno i complimenti. Se ne vanno proprio sbalordite perché dice questo che hanno visto qua, altre parti non lo vedono, perché altre parti ci vedono altre cose, ma quelle proprio, questi qua non li vedono da nessuna parte. Allora, restate con noi perché al termine di questo video, ancora qualche secondo, sì, adesso metteremo... andremo a vedere anche fuori dove ha fatto un oggetto, ha fatto una rana scolpita, però andremo alla fine, restiamo un altro minuto, facciamo vedere anche questi oggetti che lei con le sue sapienti mani ha creato. Guardate, tutto fatto a mano. Questa era unica, chiamiamo unica pietra. E come ha fatto a ricavare? Unica pietra... Piano piano, con i scarpellini, piano piano, si tira fuori una catena. Poi qua sotto vediamo un oggetto, cos'è? Di legno? Là sotto? Ma ci sono tanti oggetti. Questo è sempre un vaso.
queste. Questo cos'è? Vediamo, ci incuriosisce, un pezzo di legno. Incuriosisce perché c'era questo pezzo di legno, una radice, che c'era una pietra incastonata. Che meraviglia! E io lascio la pietra e ho fatto una piscina, come se fosse una piscina questa. E dove l'ha trovato questo legno, questa radice, cos'è? E queste si trovano qua in campagna, uno va in campagna, li trova in campagna. Questo cos'è? Quella si è fatta in 30 anni che io lavoravo in fabbro, sono tutti schizzi del ferro. Io tagliavo il ferro e andavo a finire nel muro. Guardate! Andava a finire nel muro. Dopo 40 anni l'ho fatto così. Prima ho fatto quella grande, dopo ho spostato, ho fatto più piccola e dopo più piccola. E c'è anche una pila in miniatura, se non sbagliamo. Guardate là, una pila quindi fatta. Siete veramente tanti ad essere collegati, guardate, mentre questi oggetti antichi ci stanno catapultando in una... Sì, se riesce a prenderla, dovrebbe essere piccola, abbastanza leggera, la facciamo vedere. Guardate. Si ferma un attimo? La tengo in mano lei. Quindi, quando ha realizzato questo? 1991. Ma quanto giorni, settimane o mesi occorrono per un'opera del genere? Niente, quanto? Una mezza giornata. Ah, addirittura? Addirittura, sì, lavorando proprio con passione. Ecco, ha detto una parola importante, passione. Perché alla base di ogni... Lavorando con passione. Questo è un piccolo regalo che ho fatto al nipote. Ho fatto il segno zodiacale. Quindi il toro. Aprile, maggio. Il toro. 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 Mi dica una cosa, questi oggetti, lei... Questa è la fontana che c'era una volta in piazza Calatrava Martino. Proprio in piazza c'era questa e un bel albero grande, il pioppo. Fino a quanti anni fa? Anni 50. Anni 50. E lei il pioppo l'hanno tagliato anni 50. In miniatura adesso. Qui l'ho fatto in miniatura, unico pezzo. Una pietra, unico pezzo, fatta in miniatura. Come ci spiego? Vediamo quest'altra qua. Che si vede. E poi la nostra attenzione è catturata anche da quello zettino. Ho fatto questo. Questo è il mio passato. Sono sette. Sette piatte. Sette piatte. Io ho trovato sette nella mia vita. Ho trovato sette piatte vuote. L'ultimo... L'ho trovato pieno, sono andato a Milano e ho trovato il piatto pieno. Guardo dentro, non c'erano, c'è solo l'osso, perché non c'è più soldi. A Milano, anche che sono andato nel 2000, già soldi ce n'erano pochi, non si guadagnavano soldi. Ci dica una cosa, là in fondo vediamo un altro oggetto, vediamo qua un pentolone, lo facciamo vedere, questa pentola di rame, quanto... Quindi ci parli di questo oggetto, come veniva utilizzato, perché? Questo qua mia mamma bolliva la verdura più che altro, diciamo. Bolliva la verdura. Cosa rappresentano per lei questi oggetti? Per me il passato che abbiamo passato noi e i nostri nonni. E poi qua vediamo una... È di pietra questa conca, cos'è? Questa è una conca di pietra. Un attimo solo, ok. Una conca di pietra? Una conca di pietra. I nostri nonni, poveri, non avevano soldi per fare un braciere come questo di rame. Allora si arrangiavano a fare la conca di pietra. E lì c'era il carbone, mettevano il carbone, sì, come questa facevano. La conca era unica. Questa con tutto il braciere che mettevano il fuoco. Mentre questo oggetto, questa sbarra è il legno. Questo oggetto, a cosa serviva? Questo. Ah, questo l'ho usato io per tagliare la lamiera. Ah. Era una troncatrice, diciamo così, che tagliavo la lamiera. E poi vediamo qua una mazza antica che avrà dato colpi infiniti. Chissà quanto lavoro c'è, quante mani hanno utilizzato questo attrezzo. Sì, ci sono tante carcesse antiche.
E questa incudine di che anno è? Come ne è entrato in possesso? Questa incudine io l'ho comprata già così 1964. Nel 64. Questa l'ho già comprata così, già era consumata. Pensa che non so se avrai solo 150 anni, quante che ha di più, che prima la usavano altri, diciamo così, altri fabbri. Guardate questo contenitore, questo cos'era? Questa la usavano, che una volta si vendeva la farina sfusa, si vendeva lo zucchero sfuso, si vendeva, diciamo così, nelle botteghe vendevano tutto sfuso. Non era confezionata, lo con questo prendevano e mettevano sulla bilancia. Ma facciamo vedere anche qua, poc'anzi lei ha fatto vedere una fontana, cos'è? Un pozzo. Ah, questo è un da pozzo. Una storia ironica. Sì, lo mettiamo in funzione, lo facciamo rivedere? E perché l'ha creato? Ci racconti un po'. Questo l'ho creato per rappresentare l'Italia. Diciamo qua, che io ho detto Italia incazzata nera, penso che siamo tutti incazzati. Tira l'acqua, cupanaro, questo è il panaro. Questo oggetto lo usavano in campagna per raccogliere frutte, eccetera. E allora io ho usato questo, che scende nel pozzo, prendi l'acqua, quando sale qua sopra, il panaro perde tutta l'acqua. E così è l'Italia. L'Italia prende i soldi da tutte le parti, il giorno dopo non ce n'è più. Rappresenta l'Italia oggi. E come dicevamo, la sorpresa l'abbiamo lasciata alla fine. Usciamo fuori e faremo vedere l'opera forse più grande che lei ha costruito. Sì, quella è la più grande. E allora non resta che uscire, tutto in diretta per gli amici di Bella Sicilia. E poi tanti oggetti, ci sono qua veramente... c'è mesi da fare queste cose. Questi sono tutti strumenti. Strumenti quindi, musicali? Strumenti musicali. Facciamo vedere solo uno. Ne facciamo vedere uno. Quindi. E questo, diciamo, in che occasione veniva utilizzato? Questo era un rumore più che altro. No, era uno strumento musicale. Si usava il Venerdì Santo, che si andava in chiesa quando si usciva Gesù. Diciamo così, non suonavano le campane, allora si suonavano questi strumenti. Lo suoniamo nuovamente, sentiamo il rumore. Ancora una volta. Allora, la sorpresa sta per arrivare. Per tutti gli amici di Bella Sicilia, il saluto avverrà dall'ultima opera. Ultima non per importanza, ma per grandezza, poiché è quella forse più imponente. La più che per me è un pochettino che mi è andata a cuore è questa. Quale? Un attimo. No, facciamo vedere. Sì. Ho voluto provare sbarzo sul rame. Due neonati. Che vanno d'accordo, due neonati che vanno d'accordo, ho voluto provare sbarzo sul rame. Non so lavorare, purtroppo. Invece ci noi provo. Ci permettiamo di dire che invece è molto molto bravo. E i commenti stanno arrivando anche in questo video in diretta. E guardate invece la rana. Tra pochi secondi uscirà anche l'acqua. Mettiamo l'acqua. Guardate. Per salutare tutti gli amici di Bella Sicilia da questa diretta, pienamente d'accordo con il signore. E guardate. Si mette vicino a questa sua opera e ci parli un po' di come è stata costruita, con quali difficoltà, con che tempistiche. Questa rana, siccome la pietra non è una pietra che si usava una volta che si poteva lavorare facilmente, era difficile, è un conglomerato di ciotole. E allora quando si cercava di rompere, di fare... per fare un muro, di fare una faccia bene, non si poteva fare perché si sbriciolava facilmente, ma era sempre una pietra dura.
quando ho iniziato a lavorare tutte mi dicevano non ci riesce, lascia stare, come puoi lavorare questa pietra che è così dura, così difficile. Io ho voluto provare, purtroppo dopo tanto lavoro, che dopo tanti mesi che lavoravo. Come l'ha portata qui questa pietra? La pietra qua l'ha portato un grosso camion con la gru, perché era in campagna. Quindi era un unico blocco, quindi. Un unico blocco. Ha la sua storia. Ho scritto pure la sua storia sulla rana. Se gli tocca la schiena ti porta fortuna. Se gli tocca sedere ti dà da bere. Qua dovrebbe uscire l'acqua, che adesso non c'è, perché non è collegato. Capito? Tanti ragazzi, tanti anche signori, tutti vengono qua e fanno una carezza così, perché chi accarezza la rana porta fortuna. Speriamo che è così. Ed è stato, si mette accanto alla tua opera e noi salutiamo tutti accanto all'opera, si mette qui accanto, vicino. E noi ringraziamo tutte le persone che hanno visionato insieme a noi questo video dedicato ad una grande passione. Passione che quotidianamente accompagna i gesti dell'uomo. Mi è colpito questa, per fare questa fontana, perché questa pietra viene da anni che serviva in un plantoio di uva per macinare l'uva, e questa qua era lì dentro. Vedi qua, questo è un buco originale che ho trovato. Questo è un buco che la usavano originale. Chiamavano un parmento, dove facevano il musto. Questa la usavano lì, questa pietra. L'hanno buttato fuori e io mi sono innamorato. E quando non piove, non ci sono funghi, poco importa, perché accanto a noi ce n'è uno che serve per... Ecco, quando non c'è funghi... Guardate, per salutarci. Mi godo questo... Signor Pippo. Mi godo questo bel porcino. Guardate. Che bello. Immenso, massiccio. Bello. Bello massiccio. È massiccio. E noi ringraziamo tutti. E se non tutti. C'è carne, non c'è pecora, io me l'ho fatto per conto. Pure! Ho fatto la pecora. Addirittura, guardate, i complimenti sono veramente elevati. Speriamo. Grazie per questi 15 minuti di nostra compagnia, da Gladimo Martino, dal signor Pippo. Al grazie, prossimo appuntamento. Da tutti. Adriano un caro saluto grazie a tutti. Grazie per tutti.